Gara di Coppa Italia per la Maceratese e il Montefano. È spettacolo al Sovecchia di San Severino Marche, campo neutro per la Maceratese di mister Matteo Possanzini, che attende il nuovo impianto dell'Elvia Recina. Molto bene nel primo tempo, cala un po' nella ripresa la truppa bianco-rossa, che però si assicura il risultato con Nasic che firma il 3-1 dopo la doppietta di Cognigni, che aveva un po' illuso i tanti tifosi della Maceratese, perché poi a un certo punto è arrivato il gol di Papa che aveva fatto sperare il Montefano del presidente Bonacci. L'abbiamo detto, lo spettacolo sugli spalti per i tifosi della Just gemellati con i tifosi della Settembra. Andiamo alle formazioni. La Maceratese sceglie Gagliardini, Ciattaglia, Vanzan, Mastro, Ippolito, Lucero, Bongelli, Oses, Gomis, Cognigni, Bracciatelli, e con il numero 11 Nasic. L'allenatore, come detto, è Matteo Possanzini. L'11 del tecnico del Montefano, Luca Manisera, è il seguente: Strappini, Orlietti, Dauria, Gabrielli, Di Lallo, Postacchini, Calamita, Pincini, Papa, Sindic, Bonacci. L'arbitro è il signor Enrico Spadoni di Fermo. Andiamo subito con la Maceratese di Possanzini, che parte all'attacco. È un attacco pesante con Capitan Cognigni, Nasic e nel Montefano. Non c'è l'ex martedì squalificato e Palmucci infortunato. Pronti e via. Ma dopo 8 giri di lancette, alla prima conclusione si sblocca il match. Azione centrale con Boncelli che entra in area di rigore e viene fermato dalla difesa del Montefano. Nel rilancio serve però Cognigni, solo davanti a Sfrappini, trasforma l'1-0 e gioia dei tifosi, sorpreso il nostro cameraman. Montefano in difficoltà, la Maceratese è padrona del campo. Vanzan sfugge sulla sinistra, cross dal fondo e Cognigni, bomber di razza, difende la sfera e piazza la stoccata vincente, siglando il 2-0 che chiude la prima frazione di gioco. Inizia la ripresa dopo un temporale che ha caratterizzato la partita solo nell'intervallo, quando i giocatori erano negli spogliatoi, ma la Maceratese sembra rimasta negli spogliatoi. Appunto, Pincini da destra mette un cross per Dauria, difesa biancorossa distratta ma da posizione ottima. Dauria non riesce a concludere in rete, la palla viene presa dal portiere della Maceratese. Il Montefano capisce che può far male, prende in mano la gara. Arriva il gol, mister Manisera dice ai suoi di darci dentro. Sindic va alla conclusione con Gagliardini che sventa il pericolo, ma sulla ribattuta Papa è il più veloce e realizza la rete che porta il risultato su 2-1. Arriva il cooling break che fa registrare la squadra di mister Possanzini, dà indicazioni e torna in campo bene. Riprende così il gioco con Albanesi che serve Compagnucci, palla per Cognigni che di gran classe serve Nasic, entra in aria, prova la botta forte che risulterà vincente. È il 3-1 che mette tutto a posto fino alla fine, con il Montefano che non riuscirà più ad imporre il proprio gioco. Saranno 5 minuti di recupero e poi il triplice fischio del direttore di gara Spadoni, che sigilla la vittoria per la squadra maceratese, che vince così la gara di andata per 3-1 e festa con i tifosi. Andiamo a ascoltare le interviste. Mister Manisera, allora, non è andata bene la prima, perché? No, non è andata bene, anche se io mi prendo il secondo tempo di una squadra completamente rinnovata, rinnovata nella testa, rinnovata nel modo di giocare, quindi io ho visto che abbiamo avuto delle difficoltà al primo tempo contro una squadra forte, quindi non so io a dover in qualche modo dare un giudizio sulla Maceratese, è evidente che è una squadra importante, però credo che a parte dopo i primi 25 minuti dove abbiamo fatto fatica a trovare le misure, poi qualcosa di buono abbiamo fatto anche noi, e nel secondo tempo soprattutto penso che la squadra fino al gol 3-1 ha preso campo, ha fatto la partita, ha avuto un paio di occasioni, 3 gol.
gol, quindi io mi prendo questo aspetto e ho visto che i ragazzi hanno cambiato in qualche modo la faccia, vuol dire che credono in quello che stiamo facendo e io sono straconvinto che veniamo fuori, anzi è una sconfitta che da una parte ci fa bene ma dall'altra parte ci fa anche capire che insomma non ci possiamo essere in maniera importante. Adesso testa al campionato? Assolutamente sì, tanto il tempo di lavorare è sempre poco, però partiamo da delle certezze in più, secondo me dobbiamo metterci nella testa di essere un pochino più equilibrati, andiamo a Tolentino, iniziamo il campionato e cerchiamo di portare a casa il risultato. Insomma. Matteo Bassozzini, buona la prima in Coppa? Sì, dai, sono molto contento della totale disponibilità che i ragazzi mi hanno mostrato e sin dal primo giorno, quindi oggi credo che la squadra ha fatto molte cose buone, alcune no, però penso che sia tornare a questo punto la squadra importante. E capire anche quello di avversario, perché è una squadra che ci ha dato 18 punti di stacco in due stagioni. Quindi molto spesso noi pensiamo giustamente, siamo una Ceratese, che sarebbero l'avversario rispettarlo e lavorare sui nostri punti di forza, quindi sono contento, c'è una cosa da migliorare, però la strada è sicuramente quella giusta. Nel secondo tempo siete entrati un po' distratti, avete preso il gol prima del cooling break e poi però la sosta è servita per dare la ricarica. È normale, è durata un po' troppo la fase in cui abbiamo respirato il gol, però come ho detto prima, anche merito avversario, non posso di nominare a breve come ho fatto vedere il primo tempo, avere il controllo totale, questo è un campo ampio così, sono cambiate condizioni anche meglio da prima a seconda, quindi ci sono tante fattori a considerare, ragazzi, posso solo dire bravi, però soltanto inizio.